Amici di LBTV e di Rete 55, benvenuti al Palermo Mobiliare da parte di Alessandro Margotti e Stefano Fassina per la 10ª giornata del campionato di A2 Silver e l'Europromotion di Mattia Ferrari, che ritorna a giocare in casa dopo la brutta sconfitta rimediata a Reggio Calabria nel precedente turno, che ha fatto scivolare al di sotto del 50% di vittorie la formazione biancorossa. La possibilità è però quella di riportarsi immediatamente in perfetta parità giocando oggi la 10ª giornata. Legnano ha bilancio di 4 vinte e 5 perse, con 3 vittorie casalinghe, l'unico passo falso qui sui listelli del palazzetto di Castellanza contro la capolista Treviso. Bella vittoria invece in trasferta a Latina per muovere lo 0 lontano da casa, risultato identico lo ha tenuto la formazione ospite quest'oggi, vale a dire la Remer Blue Basket Treviglio, ormai da svariati anni abbonata a quello che è il terzo campionato nazionale. Formazione molto giovane che occupa al momento la terza posizione, 6 vinte e 3 perse il bilancio della formazione di Adriano Vertemati, in una sfida tra allenatori di estrazione milanese con Mattia Ferrari. Al mio fianco andrei subito a coinvolgere Stefano Fassina, mentre ci sarà da aspettare ancora qualche istante per poter sistemare il cronometro dei 24 secondi. Coinvolgerei dunque Stefano Fassina, allenatore del basket femminile Biassono di Serie A2 femminile. Buonasera a tutti, questa è una partita di cartello di questo turno di Lega Silver, una partita che sarà dominata, si spera, dagli attacchi. La squadra di Treviglio è una squadra molto perimetrale, una squadra giovane, una squadra arrembante, guidata dal playmaker di qualità e di esperienza come Tommaso Marino. Legnano ha tutte le carte in regola per poter dominare la partita dal punto di vista atletico e anche di esperienza. Un bel confronto in regia tra Marino e Di Bella. Adesso sembra che la situazione dei canestri e anche della apparecchiatura dei 24 secondi si stia andando a normalizzare, però diciamo che come partita penso che il pubblico possa apprezzare la qualità. Il trio arbitrale è giovane ma anche quello di qualità, quindi ci sono tutti i presupposti perché il pubblico di Legnano possa divertirsi e noi con loro. Qualche assenza nella file dell'Europromotion, assente Locci che ha rimediato una scavigliata in uno degli ultimi allenamenti, e tra le file di casa sempre assente un altro under, vale a dire Alessandro Guidi. Per entrambi sostituti sono Luca Battilana e poi alla prima panchina con la maglia di Legnano Simone Arrigoni, fratello del Marco, che attualmente occupa lo starting five nel ruolo di ala forte. Squadre che sono schierate in campo in attesa della palla 2, con i quintetti già ben definiti dai due allenatori. Quello di Legnano è ormai quello a cui l'Europromotion è abbonata dall'inizio di stagione, vale a dire Di Bella, Merchant, Milani, Arrigoni e Cruballi. Prima però dell'inizio della partita ci sarà un minuto di silenzio per la morte di Gabriele Fioretti, general manager dell'Angelico della Pallacanestro Biella. Allora, dopo il minuto di silenzio, le due squadre sono finalmente pronte a partire. Già introdotto il quintetto dell'Europromotion. Treviglio invece risponde con Sabatini in regia, fu avversario di Legnano proprio in occasione della partita del doppio confronto di Coppa Italia con la Fortitudo. Poi interessante la mossa di scegliere Marino nel ruolo di guardia, poi uno dei due stranieri, il ceco Kitlinic, e sotto le plance la coppia ben affiatata Gaspardo Rossi, proprio Gaspardo a prendersi il primo tiro
dai 5 metri, palla che entra ed esce, rimbalzo comodo per Merchant. Allora, primo possesso per l'Europromotion, è una palla persa da parte del giocatore newyorkese, recupero di Sabatini che va a servire il suo compagno di squadra Sealing, palla però persa, non controllata. Allora un paio di sfavature in questi primi 30 secondi. Pala Euromobiliare ancora una volta pieno, grazie anche a una folta rappresentanza di Treviglio. Il primo canestro, come spesso capita, di Tommy Milani, che è un ex di questa partita. Sì, un inizio un po' farraginoso, si cerca molto di giocare per i lunghi a parte di Treviglio, contrariamente alle loro normali attitudini. Infatti vanno vicino al canestro, Gaspardo, Rossi, vedete che come taglia fisica loro sono importanti. Sarà compito di Legnano limitare questo aspetto tattico delle ospite, della squadra ospite. Squadra che comunque, nonostante la presenza di Rossi e di Cruballi sotto le rispettive plance, tirano molto da tre punti, tutte e due oltre i 25 tentativi a gara. Ora Cruballi a prendersi il jump dalla media, il tiro è sbagliato, sempre due pari giocati 90 secondi. In transizione Gaspardo, palla per che ritorna in punta adesso da Sabatini, che si butta dentro, attacca uno contro uno a testa bassa Milani, il rimbalzo di Arrigoni, palla per lo stesso Milani, già in transizione, gioca il pick and roll con Cruballi, il ribaltamento passa per le mani di Arrigoni, ora Di Bella, pick and roll tra Di Bella e Cruballi, riapertura per Merchant che si prende il tiro da tre piazzato, sbagliato, a rimbalzo Sabatini, prova a spingere Treviglio, rientrata bene però l'Europromotion. Allora ad attaccare dal post basso Gaspardo, il recupero da parte di Merchant che è arrivato molto bene in aiuto dal post basso, può spingere Di Bella in transizione, palla sempre per il regista dell'Europromotion, doppio pick and roll alto dal lato di Cruballi che riceve adesso, si butta poi dentro, bella giocata nel cuore dell'area senza commettere infrazione di passi. Sì, un po' morbida la difesa di Treviglio in questo frangente, vediamo che loro aiutano molto sui pick and roll, lasciano teoricamente il perimetro libero, invece questa volta incredibilmente sono riusciti a concludere dentro canestro con l'iniziativa di Cruballi. Intanto un bel missile da parte di Gaspardo da fuori. Treviglio sembra un po' in confusione su quello che vuole dalla partita, hanno iniziato cercando la palla dentro, adesso sono molto perimetrali, vediamo cosa proporrà ancora coach Vertemati nel corso della partita. E altro tiro frontale da lontano di Rossi per Treviglio, che storicamente per indole del suo allenatore ama il gioco perimetrale. Dall'altra parte Legnano invece in casa è decisamente molto più aggressiva, soprattutto quando Di Bella in uscita dai pick and roll è in grado di attaccare il ferro sia con l'arresto e tiro o a coinvolgere i compagni. Lo abbiamo spesso detto, il terzo americano dell'Europromotion lo fa subito vedere andando a guadagnarsi due liberi. Sì, questa è proprio la scelta di andare a forzare il pick and roll, lui è un maestro, le sue letture sono sempre sapienti, quindi quello che dice Alessandro che sia il terzo americano di Legnano è assolutamente vero. Comunque 2-2 per Di Bella e adesso manovra in mano a Treviglio. 6-2 dopo 3 minuti con Milani ad occuparsi di inseguire Marino di tre blocchi, riceve proprio adesso uno dei bomber regini di questo campionato da tre punti, il piazzato a bersaglio di Sealing a restituire immediatamente il meno uno a Treviglio. Dall'altra parte Cruballi a buttarsi dentro contro Rossi, sfida tra due giocatori che si conoscono meglio di quanto si possa pensare viste le due amichevoli giocate in prestagione da queste due squadre. Cruballi molto bravo a recuperare due liberi, proprio l'aggressività ad attaccare il ferro di Legnano può essere una delle chiavi spartiacque di questa gara. Sì, ci sono le qualità per attaccare sul pick and roll molto bene. Cruballi è poi un lungo dinamico atipico che attacca il ferro molto bene. L'attacco invece di Treviglio all'azione precedente, una doppia uscita, un aiuto molto forte in area per limitare i lunghi, punita con uno scarico sui tre punti. Allora 8-5, tornano tre le lunghezze di vantaggio di Legnano. Sealing ad attaccare il cambio difensivo con Cruballi che prova a reggere, resiste un paio di palleggi dopo con l'anca a spostare il giocatore cieco al secondo anno a Treviglio.
rimessa laterale con 14 secondi da giocare, 8-5 il punteggio dopo 3 minuti e mezzo. Seelink a ricevere il consegnato di Rossi, l'uscita dai blocchi a ricciolo di Marino che va poi a servire il suo bloccante, e Gaspardo in avvicinamento col jumper molto dolce a infilare. Settimo punto per Treviglio, chiamata a pugno per l'attacco dell'Euro Promotion. Esce dai blocchi Merchant che va a servire Cruballi, vuole attaccare spalle a canestro con la mano destra. Rossi va a prendersi il tiro, la stoppata di Rossi che di questa categoria è un veterano, ovviamente sa come farsi valere dentro l'area. Sì, ricordiamoci 206 centimetri ma braccia lunghissime per Rossi, quindi Cruballi cerca di portarlo verso il ferro per poi uscire sulla sua mano forte, ma aveva poco spazio e offriva molto alla difesa. Questa è una situazione di tiro forzato, mancavano pochi secondi, transizione di Treviglio, cercano subito di andare vicino al canestro, invece transizione, tiro da tre. Legnano domina un po' la sua plancia, ma la partita non ha ancora preso un'inerzia decisa. Milani, palla per Arrigoni, ora riaperta per Di Bella, pick and roll tra Di Bella e Cruballi, c'è cambio difensivo, Di Bella coinvolge allora sul lato debole Milani, poi Arrigoni a prendersi una tripla forzata per due squadre che amano tanto tirare da tre punti, anche per Legnano, 26 tentativi di media. Arrigoni che ha appena scagliato l'ultima tripla, gira però al 25% e da qui anche l'errore. Ora Rossi a ribaltare per Seelink, si va da Tommy Marino che gioca il pick and roll con Rossi, la riapertura sul lato debole per Gaspardo, uomo da 20% al tiro, sbaglia anche questa tripla, rimbalzo comodo per Di Bella con Cruballi che si è molato a rimbalzo contro Rossi, 5 giocati, sempre 8-7, Milani senza ritmo da 3, tiro sbagliato, rimbalzo poi di Gaspardo, ritmi veramente folli, si gioca quasi senza ragionare d'inerzia. Allora Rossi si vuole avvicinare al canestro contro Cruballi in avvicinamento, va a prendersi il tiro con la mano sinistra, è sbagliato, bella correzione a rimbalzo di Gaspardo con Arrigoni che era andato in aiuto su Rossi. Sì, rotazione sul lato debole inesistente, vediamo che Treviglio predilige in difesa lasciare liberi i tiratori di casa, una scelta un po' discutibile ma che per adesso sta pagando. Adesso infatti Legnano con Milani cerca di attaccare il ferro per dare un'alternativa a queste pessime percentuali iniziali del tiro da tre punti. Primo vero vantaggio per la formazione ospite mentre si prepara anche il primo cambio, l'ingresso di Turel al posto di Seelink, entra quindi uno dei quattro giocatori in doppia cifra per la formazione di Vertemati, poi ce ne sono altri quattro tra i 6.3 di Slanina e i 9.7 di Seelink appena uscito, per una squadra che si conferma uno dei migliori attacchi, 77 punti segnati e quattro giocatori come detto in doppia cifra ma indubbiamente ottime distribuzioni. Il leader ovviamente è Marino con oltre 14 punti di media, 10-9 il punteggio con il 2-2 di Milani che ha riportato immediatamente avanti la formazione biancorossa. Gaspardo a servire proprio lo stesso Marino, pick and roll, si va ora da Sabatini, 10 secondi per andare al tiro, arriva il blocco di Rossi, la scelta di Sabatini è quella di attaccare dall'altro lato uno contro uno di Bella e recuperare due punti, o meglio due liberi, anzi no, rimessa da fondo campo, ma Sabatini variabile importante perché consente a Marino di giocare più da guardia e soprattutto ha grande capacità di cambiare passo alla propria squadra. Sì, una nota, una volta solo siamo andati a scadere del tempo disponibile per gli attacchi, una volta su un 6 secondi del fondo, quindi gioco abbastanza sincopato e quando non vanno a tirare di prima intenzione Treviglio ogni tanto fa fatica e perde il pallone. Milani col jumper dalla media lungo sul secondo ferro, a rimbalzo poi Gaspardo ne viene fuori facendo valere tutti i propri centimetri. Gioco alto basso tra Gaspardo e Rossi, brutto passaggio di Gaspardo con Arrigoni che sapientemente aveva già ruotato dentro l'area e si è trovato di fatto il pallone tra le mani. Di Bella già dall'altra parte col pick and roll centrale con Cruballi, si coinvolge Milani, terzo uomo, poi va dentro a cercare Cruballi, arriva però il fallo da parte di Rossi in una sfida indubbiamente caldissima sotto le plance. Adegua il proprio cambio Vertemati, dentro Slanina e fuori Rossi, perché quello di Rossi è il secondo fallo e soprattutto si alza anche la paletta del bonus
sul lato di Treviglio. Deve entrare però anche Marusic, che originariamente era designato per entrare. Allora cambiano tutti i lunghi, con Marusic a rilevare Gaspardo in questa soluzione molto interessante, con un giocatore perimetrale, quintetto decisamente abbassato. Sì, quintetto basso, quindi ancora più cercheranno di spingere sull'acceleratore. Hanno cercato di giocare un po' vicino al canestro con le ultime azioni, non è andata bene. Cambio di assetto tattico. E adesso arriva il canestro con il fallo subito da parte di Arrigoni in una delle prime giocate di grande efficacia offensiva per il numero 12. Rossi decisamente poco contento, salta completamente qui la difesa di Treviglio. 4-0 dopo il vantaggio della Remer, firmato dall'Europromotion, che ha il possesso pieno di vantaggio, e resta tale 12-9 sull'errore ai liberi da parte di Arrigoni, che dovrà prendersi cura di Marusic. Ora Turel, servire Slanina, il pick and roll tra Sabatini e Slanina, si prende la tripla Sabatini, non un grande tiratore dietro l'arco del 6-75, ma qui Legnano troppo pigra. Sì, scelta difensiva di lasciare, di contenere il pick and roll, perché prima ha pagato per l'attacco di Treviglio, subito punito da una scelta di tirare dietro l'arco. Ancora tirato 3 punti di Legnano, sarà una partita divertente e con tanti punti, penso. E Arrigoni trova questa volta una tripla ben costruita, punendo l'errore difensivo di Treviglio, a ridare 3 punti alla sua squadra. Si butta dentro Turel, Merchant lo stoppa, poi indirizza la palla verso Di Bella, che spinge in contropiede, si va da Cruballi. Qui non c'è controllo del corpo, arriva l'infrazione di passi, poteva venire fuori una buona azione d'attacco per Legnano, che ha comunque scelto di insistere, soprattutto di servire il suo pivot, sprecata l'occasione del più 5, ma abbiamo visto tutto il potenziale d'attacco dell'Europromotion. Sì, adesso altro tiratore notevole, che Carnovali in campo per Sabatini, quindi ancora più spinge sull'acceleratore offensivo coach Vertemati. Vediamo cosa succede, che adeguamenti avrà anche Legnano su questo atteggiamento tattico molto spregiudicato di Treviglio. Subito attaccare il ferro, subito un fallo. Una delle rare iniziative dal palleggio, attaccando il ferro, da parte di Carnovali, che viaggia a meno di un tentativo da 2 punti. Qui subito si è preso una penetrazione decisa, leggendo bene quello che la difesa gli ha lasciato. Allora 15-12 dopo 7 minuti e mezzo, cambio, esce Di Bella ed entra Navarini, liberi nel frattempo per Carnovali, uno dei prodotti del settore giovanile di Treviglio, che si è affacciato con tanti minuti adesso in prima squadra. 1-2 ai liberi, e partita che vive ancora di equilibrio, 2 punti tra le due squadre, con Milani ad attaccare dal palleggio, proprio Carnovali, il dai e vai con Navarini, ne viene fuori una bella iniziativa su una disattenzione difensiva, e non è la prima da parte di Treviglio. Altri 2 liberi per Legnano, che ha letto invece con pazienza ed attenzione questa marachella difensiva. Sì, una piccola dormita, una cosa invece dal punto di vista tattico, il ruolo di Merchant molto di appoggio, molto da collante, poco iniziativa in attacco, molto equilibrio, grande difesa, un lavoro oscuro, ma che si... chi apprezza il basket sa individuare in questo momento. Ora Milani dalla linea dei liberi, 1-2 anche per lui. Allora restano 3 punti di vantaggio per l'Europromotion. Si cerca sotto canestro Slanina ad attaccare Cruballi, poi la riapertura per Turel, gioca anche lui il pick and roll, resiste Merchant, si va da Marino, esce su di lui Milani, tiro forzato a bersaglio di Marino, e si torna in parità 16-16. Sì, non ci sono chiavi difensive continue, cioè si lascia molto il perimetro da parte di Legnano, non si riesce ad avere la taglia fisica su questi tiratori, hanno paura dei... ecco, ancora un altro tiro, cioè molto 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 confusionare le scelte tattiche di Treviglio in difesa, non si capisce cosa vogliono fare. Infatti il coach Vertemati è un po' innervosito, mentre prima ottima scelta di Marino, poi si aveva subito anche un piccolo contatto sul lato di tiro.
ci poteva stare. Dall'altra parte, in allontanamento, l'uscita di Milani a prendersi il tiro sbagliato, ma perfetto nel seguire a rimbalzo il proprio errore. È arrivato anche il terzo fallo di Marusic. Allora il cameo dell'ex giocatore biancorosso dura praticamente un minuto e spiccioli. Ritorna in panchina al suo posto di nuovo dentro Gaspardo, e Milani può fare bottino dalla lunetta, riportare avanti l'Europromotion. Siamo già a quota 4 su 5 per Tommaso Milani, diventa 5 su 6 perché dalla lunetta è in grado di colpire con regolarità. È entrato nel frattempo anche il capitano Federico Maiocco. Quando ci avviciniamo con 90 secondi da giocare alla prima pausa di questo caldissimo Legnano Treviglio, ora Carnovali, la marcatura guerriera da parte di Milani, si prende il tiro da 3 Carnovali, a rimbalzo poi il gap fisico tra i due numeri 14 finisce con l'avvantaggiare Slanina. Milani spende il fallo, arriveranno poi due liberi per il numero 14, anzi no, rimessa d'attacco con 14 secondi sul cronometro dell'azione offensiva. La effettua subito Carnovali, che va a riaprire per Slanina, consegnato per Marino. Si va da Carnovali, che gioca tanti possessi, prova ad attaccare, le spaziature buone, Gaspardo si butta dentro, la riapertura per Slanina, arriva anche il fallo di Maiocco. Buona circolazione, buone spaziature con Treviglio che ha aperto e chiuso il campo più volte, arriva anche il libero del possibile vantaggio. Sì, Legnano sceglie sul pick and roll, quando Crubali difende sul pick and roll, di cambiare. Loro stanno approfittando un po' di questa situazione tattica, aprendo sulle sponde e attaccando il ferro subito. Poi sulle rotazioni difensive Legnano è un po' in difficoltà, in ritardo nei recuperi, e questo dà il significato di questo possibile primo vantaggio di Treviglio. Difficoltà offensive per Legnano, che come sempre in casa costruisce tanto ma non sempre riesce a capitalizzare, o comunque non riesce a farlo con continuità. Siamo a 5 su 18 dal campo, il solo Arrigoni, dobbiamo dire, con percentuali positive. 3 su 5 per Marco con 5 punti, per il resto ha fatto bottino Milani dalla lunetta con 5 su 6, ma gli altri hanno brutte percentuali. E Legnano ha avuto un po' poco dai suoi americani. Merchant ancora al di fuori di questa partita con un solo tentativo dal campo e sbagliato. Crubali con solo 1 su 3 da 2. Dall'altra parte invece Treviglio ha rimesso un po' a posto le percentuali, tira complessivamente 10 su 24, scusate, quindi 40%, ma ha trovato come sempre buon equilibrio di punti, perché in 7 sono già andati a referto sui 18 punti totali. Sì, a dispetto del punteggio le percentuali non sono altissime, però è una partita godibile, e proprio Treviglio sta un po' indirizzandola dal punto di vista tattico sui suoi binari in questo momento. Libero aggiuntivo di Slanina ha portato allora al vantaggio la Remer, consegnato tra Maiocco e Merchant, esce dai blocchi e riceve Navarini, arriva il pick and roll di Crubali, palleggio sempre aperto, la sponda è Maiocco, servito dentro Crubali con un bel pallone. Queste sono le giocate che Maiocco è in grado di fare, bravo Crubali a scatolare il suo avversario e poi a schiacciare. Molto bene, soprattutto loro stanno facendo pagare queste scelte di aiuti molto vistosi sui pick and roll. Questa per esempio invece Legnano non doveva permettere questo tiro da tre punti, aiuti sui tiratori da tre punti che non vanno bene perché sei sempre in ritardo, e Treviglio potrebbe farti del male se sei di difendere in questo modo. Slanina a concludere il pick and roll, deve devolvere però almeno un punto a Marino, che gli ha servito un assist al bacio, c'era solo da infilare dentro quel pallone. Milani, scarico per Merchant, 4 secondi per concludere il periodo, si butta dentro Merchant che sbaglia, però Crubali lì è un aspirapolvere vivente, porta a casa il rimbalzo d'attacco e anche il 22-21 per la formazione di casa a questo primo intervallo. Di sicuro partita godibile, chi è venuto oggi al Pala Euromobiliare non può dire di annoiarsi. No, una bella partita, chiaramente è embrionale ancora, nella sua fase embrionale, vediamo un po' cosa succede, nel senso che i cambi difensivi di Legnano sui pick and roll potrebbero essere un'arma tattica un po' spregiudicata, soprattutto perché poi
le rotazioni al lato debole, gli aiuti sembrano un po' in ritardo, e invece in attacco uguale anche qui, la scelta di sui pick and roll soprattutto di Treviglio di fare gli aiuti e recuperi un po' profondi, di liberare l'area, potrebbero innescare molto bene Crubali vicino a canestro. Ricordiamo che l'assenza di Locci complica un po' le rotazioni di Mattia Ferrari dell'Euro Promotion, con di fatto il solo Crubali centro di ruolo a disposizione quest'oggi dell'Euro Promotion, contro una squadra che invece, dobbiamo dire, al di là di un gioco che magari è perimetrale e non interno, ha stazza da vendere, perché Rossi è sicuramente uno dei centri più dominanti di questo campionato. Slanina ci ha fatto vedere buoni movimenti e pregevoli movimenti in avvicinamento, soprattutto con la capacità di concludere, e Gaspardo, che predilige le fiondate da lontano, comunque può mettere in difficoltà l'Euro Promotion, che a maggior ragione deve far valere tutta la pericolosità perimetrale della propria difesa con i vari stopper in campo, su tutti direi Merchant, per evitare i rifornimenti vicini a canestro. Infatti adesso Merchant esce dalla partita, entra subito Petrucci, quindi ancora un po' di più di perimetralità per battere questi aiuti sui pick and roll. Conferma la regia di Navarini, coach Ferrari. Mentre invece Treviglio si appoggia molto su questo ragazzo giovane, Slanina, che è un classe 95, cresciuto alla corte di coach Federico Danna a Biella, era un bel prospetto a livello giovanile, è diventato un buon giocatore. Si può partire allora, 22-21 al termine del primo periodo, Navarini a servire subito Maiocco, consegnato per Milani, si attende il pick and roll con Crubali. Ora riceve Maiocco, ancora azione di alto basso, questa volta Slanina ha letto bene l'errore precedente, non si è fatto battere, e in transizione arriva l'Eleyup per Gaspardo con una buona lettura di Turel, soluzione che ormai tante squadre adottano anche con i propri italiani. Tornata avanti Treviglio, Milani col palleggio aperto di mano sinistra, infrazione di passi non rilevata. Petrucci da 9 metri a prendersi il tiro da 3, è sbagliato, a rimbalzo controlla solo momentaneamente Crubali, Sabatini lanciandosi in contropiede va a subire fallo, tattico di Navarini per fermare la transizione. Fuori adesso Milani, che ha indubbiamente bisogno di riposo, dentro Merchant, che però deve entrare sotto pelle in questa partita. Sì, deve prendere punti anche, perché il fatturato offensivo di Legnano potrebbe risentire nelle ultime due azioni, con due tiri un po' fuori equilibrio, quantomeno un po' presuntuosi di Maiocco e Petrucci, non erano le soluzioni adatte per coach Ferrari. Carnovali gioca il pick and roll con Slanina, poi riceve Turek che si butta dentro, arriva la stoppata di Crubali e Merchant, che non hanno però la possibilità di controllare. Qui buona chiusura difensiva del duo americano legnanese, rimessa da fondo campo, 9 secondi per l'attacco, riceve Carnovali che subito prova a buttarsi dentro, arriva però una palla persa per eccessiva esuberanza e soprattutto ball handling non all'altezza delle qualità balistiche. Sì, molto morbido nell'atteggiamento. Adesso abbiamo visto che Legnano ha cambiato, ha fatto contenimento sui pick and roll invece che cambiare, e la chiusura in area è stata molto più importante che nella precedenza. Ancora stacco gioco in area per Crubali, che per adesso per Treviglio diventa un rebus ancora irrisolto. E palla davvero di qualità da parte di Navarini a mandare completamente fuori giri la difesa di Slanina, che si atteneva invece un passaggio differente. Bravo Crubali a chiudere con la mano destra, Slanina però dall'altra parte fa vedere la capacità mentale di recuperare dai propri errori, la tripla del nuovo più due. Allora anche i pivot di Treviglio possono tirare da tre punti. Sabatini con un controllo maldestro di Navarini recupera, si invola in contropiede, conclude anche la penetrazione di mano destra subendo il fallo. Prima fuga per la Remer, volata adesso a più 4, la possibilità anche di andare a più 5. Sì, l'attacco di Legnano è un po' in difficoltà, forse un rientro di Dibella tra poco è da scrivere nel piano tattico di coach Ferrari. Contropiede, palla persa malamente da Maiocco, intercetto, buon per Legnano che Treviglio non converte a canestro il tiro libero. Comunque 4 i punti di vantaggio per la formazione ospite. Merchant a servire Crubali sotto canestro, palla imprecisa e non controllata da Usman.
e Legnano non può vivere di isolamenti sul quarto di campo perché non ha sufficiente talento per giocare uno contro uno o comunque due contro due, deve cercare di coinvolgere tutti i suoi giocatori, come invece dobbiamo dire sta facendo Treviglio. Slani nell'avvicinamento, bel movimento a proteggersi con il ferro, altro bel canestro del lituano, ma il problema è che le penetrazioni portano sempre un uomo di Treviglio dentro l'area. Sì, il lato debole non guarda assolutamente la palla, forzano l'entrata. Per fortuna adesso invece Legnano prende un tiro con Petrucci, coach Vertemati si innervosisce, è un tiratore assoluto. Adesso cambierà anche la regia della squadra altomilanese, rientrerà a breve Di Bella. Fallo in attacco per Treviglio, un po' discutibile, però ci può stare, sanzionato dall'arbitro, come si chiama, Maschietto. Esatto, proprio lei, l'arbitro Maschietto, che però è donna, è un po' un ossimoro. Primo fallo di Gaspardo, due giocate però di sostanza da parte di Petrucci, che ci fa vedere di avere di sicuro orgoglio, talento, più che nervi d'acciaio e fosforo. Tripla fuori dai giochi, qui invece ha fatto vedere bene il contatto sul blocco che a mio modesto avviso era tutt'altro che falloso. Recupero per Legnano che ha la possibilità di agganciare, è rientrato Di Bella, buon profeta Stefano Fassina, si butta dentro, arriva però la stoppata da parte di Gaspardo su un'iniziativa un po' fuori dai giochi di Fabio Di Bella. Il possesso resta comunque a Legnano con la rimessa da fondo campo e tre punti da recuperare con 7-12 da giocare, ma soprattutto 8 secondi sul cronometro dell'azione d'attacco. Petrucci riapre per Merchant, che può prendersi la tripla ed è così, è sbagliata, poi Cruballi a rimbalzo tiene palla viva, Slanina fa sentire comunque i suoi 210 centimetri e dai e dai e dai, Merchant in questa partita non riesce a entrarci. Doveva attaccare un quarto di campo libero, doveva attaccare uno contro uno il suo avversario, non l'ha fatto, un po' timido. Invece l'ingresso di Di Bella, ha visto prima anche se è stato stoppato, ha permesso, al contrario che con Navarini, di aprire un po' di più l'area e avere delle soluzioni alternative al tiro da tre punti. Ora Zilink da tre punti sulla riapertura di Sabatini, che ha giocato il più classico dei blocco e riblocco. Nuovo più 6 per la Reimer, che in questo momento sembra aver messo almeno una mano sul volante di questa gara. Esce dai blocchi Petrucci che non riceve, si va da Maiocco, il consegnato con Di Bella, contatti vigorosi non fischiati, Maiocco con la tripla aperta fa saltare Gaspardo, servito sotto canestro Cruballi, arriva il fallo di Zilink che manderà in lunetta il giocatore americano con origini però del Gambia. Due liberi per Cruballi, che è tiratore da 70%, avendo però sporcato le percentuali dalla lunetta nelle ultime gare. Qui però due liberi che iniziano a essere pesantissimi. Sì, peccato che abbia fallito il primo tiro, abbiamo visto come nell'azione precedente ci si è staccati troppo dal lato forte, chiaramente è un tiro a piedi per terra troppo facile per non essere eseguito a segno. Cruballi 0-2, pesante in questo periodo della partita. Il ritmo allora resta nelle mani di Treviglio, Gaspardo a buttarsi dentro, il fallo subito da Cruballi, molto bravo Gaspardo che non ha avuto paura dei tentacoli del lungo di casa e anzi ha tirato in controtempo per invogliare Cruballi al fallo. È la sua seconda penalità, non ce l'ho, allora si prova con Arrigoni, evidente ancora il differenziale di centimetri dentro l'area, adesso la sostanza di Maiocco ed Arrigoni deve iniziare a fare la differenza. Sì, però Maiocco sembra poco in partita onestamente, non so se perché proprio il modo di giocare di Legnano in questo momento sia poco dinamico, però non sente la partita molto. Arrigoni adesso a rimbalzo soffrirà un po' contro il lungo di Treviglio, vediamo un po' come si mette la partita. Slanina in questo momento è il fattore di questa gara, l'uomo che l'ha spaccato. Sabatini da 8 metri allo scadere dei 24, anzi dei 14, perché c'era stato rimbalzo d'attacco, tripla sbagliata, ma Treviglio aveva tirato addirittura per il più 10. 6 da giocare nel secondo periodo, Slanina 10 punti, 3 rimbalzi, ma soprattutto 4 su 4 dal campo. È la nota più lieta di Vertemati, che ha trovato qualcosa dalla sua panchina. Ora Di Bella a servire sotto canestro Arrigoni, che va a fronteggiare Slanina, aggiunge la stoppata al proprio repertorio statistico odierno, ma qui non c'era necessità di andare vicino a canestro. Marino non riesce a spingere sulla transizione offensiva, si va da Gaspardo che riapre per
Zielinck, il tiro da tre punti è sbagliato, bel tagliafuori di Maiocco che mette il corpo contro Slanin e concede il rimbalzo ad Arrigoni, già di là Di Bella, prova a verticalizzare, si butta dentro, chiude con la mano sinistra, la stoppata di Gaspardo che recupera anche poi il pallone e lo regala a Zielinck per il contropiede, chiuso il palleggio, si va da Gaspardo, proverà ad attaccare a difesa schierata, nelle mani di Marino il pallone, allora la Reimer, 10 secondi da giocare per l'azione d'attacco, pick and roll con Slanina, passaggio no look, si butta dentro Slanina, l'aiuto di Merchant questa volta è vigoroso, Slanina sbaglia la cosa più facile della propria gara, buon così per Legnano, già di là con Di Bella, poco ritmo però per l'attacco dell'Euro Promotion quando siamo entrati nella seconda parte del secondo periodo. Di Bella, pick and roll con Arrigoni, palla per Maiocco che si prende la tripla corta sul primo ferro, rimbalzo di Marino, vuole time out Mattia Ferrari e lo avrà alla prima occasione utile. Nel frattempo Marino già di là prova a spingere sull'acceleratore, arriva recuperato d'esperienza e malizia, il fallo da parte di Marco Arrigoni, pronto a entrare dopo il time out Rossi, adesso la sospensione obbligatoria per l'Euro Promotion. Legnano ha fatturato solo 5 punti in 5 minuti e mezzo, quindi in paralisi offensiva totale, non spinge in contropiede, chiaramente Treviglio è una squadra leggera e quindi corre tanto, sembra un po' in difficoltà soprattutto nel reparto lunghi, le rotazioni che chiede in difesa coach Ferrari non sono precise, le scelte difensive soprattutto sul lato debole sono abbastanza lente e questo favorisce una squadra molto dinamica e molto atletica dal punto di vista proprio non del peso ma della velocità come è la squadra bergamasca. Treviglio sta distribuendo bene i tiri, soprattutto legge bene quelle che sono le intenzioni della difesa, decisamente preoccupata per le fiondate da lontano, 5 su 12 comunque per gli ospiti, ma il dato che sta un po' sparigliando la partita è il 13 su 27 da 2 che sta facendo la differenza, anche perché Treviglio comunque ha guadagnato 5 rimbalzi d'attacco contro i soli 1 di Legnano, domina appunto a rimbalzo 16 a 8 per Treviglio, Legnano ferma al 38% da 2 e al 22 da 3 è aggrappata a questa partita grazie al 9 su 13 dalla linea della Carità che lascia appunto Treviglio con soli 7 punti di margine, però al momento la formazione di Vertemati è padrona di questa gara. Vediamo dopo il time out cosa avrà preparato Legnano, subito un bel recupero di Arrigoni, si corre in contropiede con Merchant a chiudere con la mano destra ma arriva purtroppo un errore in transizione che non ci voleva, già di là Gaspardo, servito sotto canestro Zielinck, Arrigoni non può marcarne due, arriva allora a più 9 Treviglio. Sì, 10 punti, 9 punti di margine e la differenza fa che Treviglio ha fatto 10 punti in più nell'area dei due punti, nei due punti che rispetto a Treviglio, quindi un dominio vicino al canestro che è frutto anche di non solo dei centimetri ma anche del modo di attaccare sempre l'area da parte dei piccoli. Ancora Piccarola, ancora un errore difensivo di Legnano. Sabatini molto bravo a dispetto di una stazza non da giocatore di pallacanestro a usare benissimo però le mani e il corpo, ha chiuso con la mano sinistra, la mano mancina alla penetrazione del più 11 di là Petrucci, pick and roll con Arrigoni, arresto e tiro di Petrucci, bella esecuzione di palleggio, arresto e tiro e finalmente Legnano si sblocca da quota 27. Sì, lui ha fatto il suo pick and roll, non sono usciti, ha tirato senza pensare, almeno freschezza, qui invece ritardo su ritardo di ritardo delle rotazioni difensive di Legnano. E purtroppo questo doppio pick and roll alto con Gaspardo che si apre, Rossi che taglia dentro e occupa gli spazi, sta mettendo in grave difficoltà Legnano più che dal punto di vista tecnico, adesso dal punto di vista mentale, vista l'indecisione nell'andare a fare le cose. Fuori Arrigoni e Merchant, dentro Milani e Cruballi che sono alla fine i giocatori da cui l'Euro Promotion non può prescindere. Gaspardo col libero aggiuntivo a sbagliarlo, c'è però invasione da parte di Rossi che era partito prima di tutti con la più classica delle partenze false. Buon per Legnano ma il punteggio al momento sorride a Treviglio, 40 a 29 con 19 punti incassati in questi 7 minuti, davvero troppi. Milani di tre blocchi, si prende il tiro uscendo bene, Marino in ritardo e Milani su queste uscite è un professore. Sì, Milani ha la qualità per poter far canestro ma è proprio, c'è un problema proprio di letture difensive per Legnano, non sanno cosa fare
sulle loro iniziative di pick and roll centrale, sui doppi blocchi, sui doppi pick and roll. Non hanno letture comuni e ognuno fa un po' quello che gli pare. Rossi ha punito Maiocco, palla per Crubali che deve attaccare lo stesso Rossi, tenta la schiacciata rovesciata, forse non necessaria questa giocata con troppa mostarda, come si ama dire in questi ultimi tempi, però poteva effettivamente fungere da scossa. In caso di realizzazione sarebbe venuto giù tutto il Palaero Immobiliare, e invece è stata sbagliata e dà a Treviglio il possesso per allungare nuovamente nel punteggio. Qui Sabatini esagera, Crubali a tenere palla viva, soprattutto a recuperarla, poi in contropiede pasticcia Sabatini con un preziosismo passaggio di tocco dietro schiena a indirizzare verso Rossi, poi Rossi a servire nuovamente Sabatini. Qui a mio modesto avviso il tocco di Rossi non è stato l'ultimo, c'era quello di Milani, l'arbitro maschietto questa volta con un fischio femmina. Sì, non concordo con la scelta, quindi, però comunque Legnano ha evidenziato comunque ancora una volta dei problemi difensivi. Non ho capito la scelta di Treviglio di non continuare sullo stesso leitmotiv tattico dei pick and roll centrali, dei pick and roll alti, e di cercare un'altra soluzione. Hanno ritenuto di, nell'azione precedente, di cambiare la metodologia o quantomeno l'approccio tattico dell'attacco, e non ha portato altro che un buon recupero di Legnano e al contropiede di Crubali. Esce Rossi molto nervoso e rientra Slanina. Voleva il tocco da parte di Milani, Milani si è praticamente morso la lingua e ha evitato un gesto di fair play anche comprensibile da evitare, perché Legnano in questo momento non è con l'acqua alla gola, ma di sicuro fa fatica a ricaricare le proprie bombole d'ossigeno, e quindi questo possesso che può portare da meno 11 a meno 9 o meno 8 l'Euro Promotion è di importanza capitale, anche perché ci avviciniamo ad ampie falcate all'intervallo, 2 e 12 da giocare nel secondo periodo. Il parziale sorride alla Remer in modo deciso, che ha già raddoppiato i punti che aveva alla prima pausa, 21 a 9 il parziale del secondo quarto. Maiocco, palla per Petrucci, in allontanamento si prende la tripla, esecuzione perfetta dietro i blocchi, importante tripla. Legnano deve cercare di ricucire prima dell'intervallo per poi andare in spogliatoio e riparlarci su dal punto di vista tattico. Può darsi che anche coach Ferrari possa schierare una zonetta 3-2 magari per riuscire a mettere un po' gli ingranaggi di Treviglio in difficoltà. Gaspardo a prendersi il tiro in emergenza e a sbagliarlo per l'Euro Promotion, allora possibilità di rientrare anche a meno 6 e sarebbe un grosso affare. Maiocco, palla per Crubali che in scatola Slanina, arriva giustamente il fallo, nonostante la panchina di Treviglio si arrabbi in modo focoso. Questa volta Crubali aveva fatto valere tutte le proprie qualità di giocatore di post basso, si è protetto molto ma molto bene, e Slanina ha commesso un fallo, dobbiamo dire, di inesperienza. Sì, di inesperienza e fidandosi molto dei suoi centimetri. Crubali però non ne vuole sapere di mettere i liberi. 2 su 5 liberi, oggi la nota stonatissima della sua partita è proprio il dato della lunetta, che Legnano, dobbiamo dire, sta pagando anche relativamente. 9 su 14 complessivo, altro errore ai liberi con parabolona a campanile che non aiuta l'esecuzione e la realizzazione. Allora sempre 34-42 e il recupero di Maiocco è solo momentaneo, in realtà apre l'autostrada per Sabatini che sbaglia la tripla, rimbalzo di Crubali, giusto così, perché Maiocco aveva fatto gesto di grande generosità, non meritava di ricadere in un errore sfortunatissimo. Uno da giocare, si va da Crubali che fronteggia Slanina, prova ad attaccarlo dal palleggio, si inciampa sulla linea di fondo, poi Maiocco da tre a sbagliare la tripla allo scadere dei 24, attacco vistosamente ingolfato, 50 secondi da giocare, sempre 34-42 per Treviglio il punteggio. Sì, adesso ci aspettiamo una forte difesa in questa azione di Legnano, poi purtroppo Treviglio avrà anche a disposizione un fallo da sprecare nel possesso successivo. Marino riapre direttamente per Di Bella,
che prova a correre in contropiede, servito Petrucci che va a realizzare, e Petrucci è l'X Factor dell'Europromotion, 10 punti praticamente nel solo secondo periodo per il giocatore laziale, 4 su 5 dal campo. Ora Di Bella a mettere troppa pressione su Sabatini, che fa vedere con qualità hollywoodiane e anche da teatro alla Scala questo contatto. Recupera due liberi che purtroppo per Di Bella fanno anche parte di questo gioco. Sì, un fallo discutibile, forse anche veniale. Comunque abbiamo un'azione piena a disposizione per la squadra di Legnano per andare a concludere dopo e tenere il punteggio più o meno sui 6-5 punti, che è un buon obiettivo visto quello che stava succedendo nella prima parte del secondo quarto. Sabatini fa 2 su 2 dalla linea della carità, 8 punti il vantaggio di Treviglio, che ne ha avuti anche 11 poco fa. Ultima azione di gioco con 10 secondi, si va da Petrucci, palla per Di Bella, pick and roll con Cruballi, ancora Di Bella con il palleggio aperto, si prova, si butta dentro, scarico per Cruballi che va a tirare contro Slanina, soluzione complicata, Gaspardo a rimbalzo ne viene fuori con un tiro che però non vede né la luce in fondo al tunnel né la via della retina. Treviglio saldamente al comando, 44-36 il punteggio per la Remer, qualche rimostranza per Mattia Ferrari nei confronti degli arbitri, ne avrà poi anche verso la sua squadra nell'intervallo, sperando di ritrovare un Europromotion differente per qualità di gioco e anche intensità. A dopo.